Ci troviamo forse 20 metri appunto dall'entrata del Vaticano. Questa è un'ex banca, è un locale di 600 metri quadrati circa che adesso vogliono adibire a McDonald's. Di chi è il locale? Il locale è proprietà del Vaticano e ovviamente dopo molti anni di locale sfitto il Vaticano ha pensato giustamente di affittarlo a McDonald's, che ha offerto svariate decine di migliaia di euro al mese di affitto. McDonald's, società americana, è obiettivo sensibile vicino al Vaticano. Sarebbe l'ennesimo rischio che si correrebbe qui. Immaginate a stare a Borgo Pio e sentire l'odore delle patatine fritte davanti, vicinissimo al colonnato. Quello sarebbe l'ennesimo scempio che farebbero all'interno di un rione storico che peraltro è pure patrimonio dell'UNESCO. A Borgo Pio non ci sono più le botteghe di un tempo, ma ci sono souvenir e mini market e fast food. Questa è la verità. Hanno trasferito una licenza di cucina romana comprata da Risto Chicco qui in fondo a Borgo Pio su una cucina straniera. Dopodiché l'apertura della canna fumaria dentro il vano di un ascensore, chiedendo soldi poi ai cardinali che abitano nel palazzo dove nasce McDonald's. E quando i locali storici di Borgo non possono essere trasferiti, quindi quello che è souvenir rimane souvenir, quello che è ristorante rimane ristorante, in questo caso è stato possibile applicare una canna fumaria. E McDonald's viene aperto in una struttura vaticana, dopo che il Santo Padre per anni, da quando è stato insediato Papa, ci dice che i soldi sono lo sterco della società, e però si è venduto i locali vaticani a una multinazionale. Lei ha tanti anni che lavora qui? Sì, 40 anni. Quanto è cambiato sto quartiere in 40 anni? Tutto, non c'è più niente di quello che c'era prima. Perché prima che c'era? C'erano i romani, c'erano quelli che venivano da San Giovanni, adesso sono arrivati indiani.